una crisi dei libri, della cultura e fondamentalmente delle librerie, nel senso che il governo si è visto chiudere praticamente in sequenza tutte le più importanti librerie che erano dei polmoni di cultura. Napoli ha visto chiudere tantissime librerie, in 15 anni saranno state chiuse 27 librerie. È chiaro che la gente probabilmente non la voleva accettare questa cosa, e allora gli è arrivata questa proposta, questa provocazione al momento giusto, nel senso che noi abbiamo detto chiudono le librerie, facciamocela noi la libreria, e la gente ha detto sì, ci sto, ma non è il ci sto di Facebook, non è il mi piace, è metto mano alla tasca, come si dice a Napoli, e contribuisco economicamente, concretamente a questo progetto. Questa è una cosa che non si era mai vista. 350 persone già socie di questa associazione, altre si stanno associando in questo momento, un progetto che avrà il suo momento più alto in una campagna di crowdfunding tra il 1° settembre e il 30 ottobre, e poi porterà questa associazione culturale che si chiama Ci Sto a diventare una società per azioni, che è la cosa assolutamente più importante. E quindi il prodotto finale alla fine di questo percorso quale sarà? Una libreria vera e propria? Assolutamente sì, una libreria vera e propria che ha tra l'altro anche delle belle idee alla base, nel senso che dalla parte c'è la libreria tradizionale, ma dall'altra c'è anche una libreria attenta alla piccola editoria, attenta agli editori che hanno bisogno di attenzione e che non sono distribuiti, attenta agli scrittori che probabilmente non hanno avuto ancora la possibilità di essere presenti in maniera forte in delle realtà del genere. Quindi insomma una libreria innovativa che è anche spazio eventi, che è anche luogo di incontro di tutte le persone che si stanno iscrivendo e che diventa in qualche modo la casa dei libri del quartiere. Mi convinca a starci? Tra un po' di anni lei avrà la possibilità di raccontare a sua figlia che ha fatto finalmente una cosa importante per Napoli. Grazie. Quando scrissi quel post su Facebook dicendo ma perché non ce la facciamo noi la libreria, arrivarono una serie di mi piace eccetera, e anche lì pensai vabbè, la solita storia di Facebook. 3 giorni dopo eravamo 100, e 5 giorni dopo eravamo 200, e 15 giorni dopo eravamo un esercito, e ora siete voi qua, lo posso dire, io ci sto, voi! Allora Rosario, grazie per aver realizzato la più bella risposta che potesse dare Napoli alla morte della cultura e delle librerie. E lo dobbiamo a voi, grazie di tutto, grazie!